Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video di The Sims 4 con la nostra Jenna, ovviamente, perché adesso stiamo usando lei. E oggi c'è una novità perché siamo alla clinica veterinaria. Dovete sapere che lei è una redattrice di interni, ma è anche una persona che vive nella natura, che ama gli animali e quindi ho pensato, perché non prenderle una clinica veterinaria? Ebbene sì, gliel'ho presa ancora un po' di tempo fa, l'ho arredata, adesso ve la faccio vedere e oggi volevo giocarci un po' con voi e aprirla per la prima volta. È tutta sui temi del rosa, perché in realtà l'avevo fatta perché dovevo fare un arredamento appunto per un cliente, ma poi era buggato l'incarico e insomma non... Come dire, l'ho fatto, ma poi non chiamava più il cliente. Quindi ho pensato, non voglio buttare tutto questo lavoro, voglio tenerlo e praticamente darlo a lei. E così ho pensato di aprire la clinica veterinaria. Questa è la saletta principale. Qui abbiamo i bagni, vabbè, i bagni non sono niente di particolare. L'ufficio. Qui avevo messo quello insomma per creare i robot perché me l'aveva chiesto il cliente, ma siccome fa scena lo lasciamo lì. E poi tutto il resto appunto per visitare gli animali, i pesci, anche un po' di music. Adesso mettiamo un po' di music, accendi, classica, barocca, alternativa, facciamo un po' di pop. E tra l'altro lei l'ho anche già un po' allenata per fare la veterinaria, vi faccio vedere. Tra le abilità ho messo, ecco qua, veterinaria 6. Come divise? Pensavo di mettere queste. Sì, dai, quelle blu sono più carine. Oh, che bella che è. Eccola qua e sta arrivando il primo cagnolino, cagnolone. Che vedo che è tutto gelato, povero piccolo. E adesso andiamo subito, vediamo come va la giornata. Saluta il paziente calorosamente. Ma salve! Ma che bel cagnolone! Ma venga con me, ma si figuri. Di recente Blu ha assunto un aspetto un po' malaccio. Potresti visitarla? Ovvio, malaticcio. Intanto come sta? Vibris, ok, soddisfacente, attività bassa, poi lo coccoliamo un po'. Abbiamo anche un po' di music. Salve Blu. Blu, tra l'altro, proprio come la malattia che ha adesso. Proprio ci ha azzeccato il nome. Allora, sconosciuta. Calma paziente, calma l'animale. Esame. Anzi, aspettate, rassicura l'animale. Adesso non ricordo se ho bassa postazione, terapia. Aspettate, aspettate. Avevo messo qui, apri. Avevo messo un po' di cose tipo simulatore, calmante erba gatta, siero rilassante. Lo mettiamo tutto nella tasca di lei. Calma, inietta il siero rilassante perché è troppo agitato, ragazzi. No, si sta calmando però, si sta calmando, non usare il siero rilassante. E adesso esame, ascolta il cuore, ascolta il respiro. Vediamo, pelo glaciale, temperatura bassa, ovviamente. Esame, controlla le orecchie. Faccio anche una foto, la metto in copertina. Vediamo, sì, hai delle orecchie buonissime. Esame, ispezione pelle e pelo. Un'altra fotina. Un'altra fotina per la stampa, ragazzi. Pelle eccessivamente umida.
Febbre della ghiacciaia. Allora, terapia. Pratico un'iniezione. Carica antivirale. Forza. E oppala! Lei sta benissimo. Vediamo se qualche altro paziente. Ce n'è un altro. Lui dovrebbe avere, ecco qua. Paziente Rosy. Prestazione amichevole. Allora, prima ci presentiamo a lui. Complimento. Saluta il paziente calorosamente. Noi stiamo ancora bene per ora. Lei ha un po' bisogno di socialità. Solitudine. Magari la facciamo scambiare due chiacchiere. Di recente Rosy ha assunto un aspetto un po' malaticcio, ovviamente. Ma scusi, ma perché va su e giù? No, non la mette, ma si può? Ah, lo porta qui, ecco perché non stava là sopra. Ma andava su e giù la, ma allora portalo subito qui, scusa. Ma io non lo so. Oh, c'è anche il cane col naso rosso. Allora, interventi, scansioni, scansione cerebrale. Ma sì, qui sembra tutto a posto. Scansioni, scansione vascolare. Tanto è calmo il cane, calmissimo. Bravo, bravo cagnolone. E adesso la cura. Ed è sempre calmo, eh? Pelle eccessivamente umida. Sì, vabbè, la stessa cosa di prima. Interventi. Preleva la graziosità eccedente. Ok, vai. Preleviamo. Troppo grazioso sei, sei troppo grazioso. Troppa graziosità. E oppala, oh poverino. Oh poverino. Dai, facciamo l'ultimo paziente. Allora, signora, il suo cane si illumina. Con impazienza, già è impaziente. Io direi, facciamo presentazione rispettosa, la facciamo parlare 2 secondi con questa signora e vediamo un po' poi com'è andata la giornata dopo questo cane, comunque. Salve. Allora, rallegra, discuti dei pasti gourmet, parla un po', se no non ne usciamo più. Sfoggia muscoli, lamentati dei problemi, condividi consigli. Oh, si sta un po' sfogando, sta un po' chiacchierando perché veramente sentiva troppo sola. Adesso è già meglio, guardate, sta già meglio. Dobbiamo assolutamente iniziare a farle fare qualche conoscenza comunque, perché lei è una tipa solitaria, un po' eremitica. Io sto pensando all'università, però, perché lei comunque è ancora giovane, però effettivamente ha già un lavoro, non lo so. Se volete datemi qualche consiglio nei commenti. Allora, signora, adesso sono di più di buon umore, quindi la saluto calorosamente. Ma salve! Vuole venire con me? Adesso sì che sono di buon umore, posso aiutarla. Prima potevo solo mandarla a quel paese. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, vediamo un po'. Il paziente è calmo intanto. Esame, ascolta il cuore, poi misura la temperatura. Vediamo un po'. Povero cagnolone. Ah, siamo a livello 7 dell'abilità di veterinaria, tra l'altro. Il cane è sempre calmo, più o meno. Esamina bocca. Sì, stai benissimo, bel cagnolone. Alito gradevole, respiro rauco, naso luminoso, terapia. Certo,
c'è il cono della vergogna oppure lo spray disinfettante organico. Facciamo questo che è più... Oppa la la, come nuovo, come nuovo. Livello 7 di veterinaria, vediamo un po'. Ora Jenna può produrre il dolcetto generatore casuale di cacca al tavolo per produzione di farmaci. Hai letto bene, è un dolcetto con cui l'animale può defecare, qualcosa di insolito. Hai inoltre sbloccato una deliziosa decalcomania ispirata agli animali. Perfetto, direi che io ho finito, signora, sa? Ho finito, può andare via. Non se ne va. Ed ora? Boh. Scaccia. Niente, sta lì. Vabbè, signora. Ah, no, no, no. Ok. Sembrava. E ce n'è un'altra, però... Un altro, un'altra. Eccola qua. Però, non lo so. Vediamo se magari c'è un gatto. Visto che gatti non ne abbiamo... No, è un altro cane, solo cani oggi. Cioè, bello. Lo facciamo? Salutiamo calorosamente, dai. Cagnolone. Inizia procedura, dai. Facciamo l'ultimo, dai. Questo mi piace. Però che bello questo cane. Bellissimo. E terapia, calma, paziente, no. Usa interazioni perfide, no, esame, ascolta il cuore, poi esamina gli occhi, tanto arriva anche la signora qua. Abbiamo fatto prestissimo con lui, terapia, spray fungicida. Siamo andati bene, io direi, Siamo andati veramente bene. Sì, sì. Bravissimi. Ok, dai, chiudiamo la clinica. E abbiamo guadagnato 759. Ovviamente nessun stipendio da pagare, costo pubblicitario niente. E siamo andati benino, dai, abbiamo guadagnato mezza stella. Livello di stress, opportunità di crescita, atmosfera. Eccellenza, valore del servizio. Siamo andati bene, benissimo. L'atmosfera sarebbe da migliorare, però non so come, cioè nel senso, si può migliorare, ma datemi consigli. Direi di produci dolcetto generatore casuale di cacca. Io direi di produrne uno e metterlo qua, così intanto mettiamo cose dentro e siamo sempre riforniti in questo modo, che è molto importante. Poi asciughiamo e facciamo compagnia a Vibris, gioca insieme. Andiamo avanti veloce. E oppala. E io direi lo mettiamo qua dentro adesso, mentre lei pulisce, fa cose. Eccolo qua, generatore casuale di cacca. Riforniamo. Siero rilassante, questo lo lasciamo qui. Tintura, perfetto. Tanto lei pulisce. Ma bel topolino, ma ciao, ma che bel topolino che sei. Ma che bel topolino, topolino. Ecco, adesso sarà più contento. Attenzione, come attenzione basta. Chiedi dei roditori. Chiedi della sua giornata. Parlaci. Forza. Andiamo anche al bagno perché non ce la fa più, poverina. Poverina. Aspettate, no, questa era per maschi, si vede, per femmine, vai. Eh sì, avevo messo la porta per maschi e per femmine, mannaggia. Oh, bravissima. Adesso voglio andare a fare la spesa per lei e così finisco un'ultima commissione. Che la devo finire. Qui spegniamo.
E andiamo. Tanto Vibris sta bene adesso. Anche la fame serve da dolcetto, si riempie di cibo a posto. Andiamo. Oh, eccoci qua, in mezzo alla neve. Oh, che bello, le fame. Bellissimo. Però qui è tutto chiuso. Io volevo fare un'ultima commissione. Mannaggia, è vero perché ci sono gli orari. Curioso nel negozio di alimentario, giardinaggio, Finwick. Ma 9:19, niente. Niente, ragazzi. Però, visto che ha fame, vai qui e mangia qualcosa. Ordina del cibo, parmigiana di melanzane, ragazzi. Non l'abbiamo ordinata anche l'altra volta, però aspettate un attimo. Forse l'abbiamo ordinata anche l'altra volta. Insalata di anguri, hamburger vegetariano, formaggio, focacce imburrate, focaccine imburrate, subito. Delle buonissime focaccine imburrate. Comunque, dicevo, ragazzi, siccome lei è molto sola, lei si è trasferita appunto in questo paradiso, insomma, di vegetazione, però di fatto non conosce nessuno. Quindi voglio farle fare delle conoscenze. E visto che sia un lavoro, però insomma ha tante aspirazioni, potrebbe anche fare l'università e conoscere gente lì e iniziare poi anche una nuova carriera. Quindi, visto che come decoratrice di interni lei è già a livello 10, quindi ho visto tutto della sua carriera in teoria, anche se ragazzi con voi ho visto poco, niente, però insomma per conto mio io l'ho fatta questa carriera. Sì, ok, alla clinica veterinaria. Però potrebbe fare qualcos'altro, qualche altro lavoro che riguarda la natura. E per farlo, però, dovrebbe fare l'università, in questo caso, per partire poi avvantaggiata e intanto per conoscere gente. Quindi magari nella prossima puntata valuterò questa cosa. Oh, lei giustamente chiacchiera col cavaliere. Vede, io sono un vero cavaliere, signora. Mi vuole conoscere? E lei, sì, dai, facciamo sì, giusto per assecondarlo un pochino. Che buono, che fame. Assecondiamolo, sta dicendo lei. Adesso la mando a casa e vediamo assieme che materia potrebbe fare, nel caso le facessimo far fare l'università. Allora, intanto qui stanno tutti bene, credo, perché avevo pulito, esatto, li avevo sistemati, anche i polli, pulcini, galline, galli, stanno tutti benissimo. E anche sì, vabbè, infuriate, vabbè, pazienza. E qui grilli, buona, fame molta, nutriamo i grilli. Qui avevo innaffiato. Sì, avevo innaffiato. Le piantine stanno bene, credo, sì. Ok, tutto bene. Direi di andare al computer. La macchina da scrivere computer. E metto pausa perché sennò. Computer, università. Vediamo un po' cosa c'è. Se c'è qualcosa che ci può piacere. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Foxbury, Britchester, gruppo dello spirito British, associazione artistica, la gira del dibattito. Proviamo prima con questo. A cosa lei potrebbe aspirare? Psicologia, malvagità, informatica, fisica, economia, tipo biologia, economia, fisica, informatica, malvagità, psicologia, biologia. Potrebbe essere carino, culturista, botanica, biologa marina, anche biologa marina, ragazzi, non l'ho mai fatto. Però biologa marina, non ricordo se era part-time, mi sa che era part-time, medico, devo vedere. Culturista, c'è economia, amministratrice, investitrice, responsabile ambientale, anche questo, responsabile ambientale ci piace. Fisica, tecnica ambientalista. Scienziata, ranger spaziale, ingegnere meccanico, ce ne sono di cose carine. Oracolo, no, informatica no, non ce la vedo. Criminale, agente diamante, agente in incognito, detective, professoressa.
E questo per quanto riguarda Brittchester, Foxbury, arti culinarie no, drammatiche, belle arti, sempre biologia, che è illustre, però qui è illustre, quindi ci piace. Comunicazione, urbanista. Autrice, procuratrice privata. Ma, sono un po' indecisa. Allora, buono sarebbe biologia, questa è anche illustre, però cosa le facciamo fare? O botanica, o biologa marina, che biotanica, carino però. Oppure, tornando all'altra università, con economia c'è responsabile ambientale. Lo so, per adesso. Non seleziono niente, magari posso chiedere anche una borsa di studio, tra l'altro. E niente, ragazzi, io direi che per questa puntata ci fermiamo qua e ci vediamo alla prossima. Prenderemo sicuramente una decisione. Ciao!